freddo. Ci vediamo, Chicago. Louisiana sta tornando. Coming home for Christmas. Set a place for me. Shout and joy out to the world. There is nowhere I'd rather be. Coming home for Christmas. Ciao, Will. Sono appena arrivata. Mi mancano 15 minuti. Ottimo. Mi faresti un favore, sorellina? Che tipo di favore? Marshmallow. Marshmallow? Da Jen fanno sempre la cioccolata calda quando montano gli addobbi. Vorrei farla sentire a casa. Ok. Va bene. Mi fermo a comprarli. Servirebbero anche un po' di noce moscata e di panna. Ah, e il cacao in polvere. D'accordo. Mandami la lista. Sei la migliore, Noel. Grazie. Sono sempre un po' strane. Certo, è vero. Noel, sei tornata? Ti fermi per Natale? No, per sempre. Oh, eccoli, li ho trovati. Meno male. Oh, scusi. Sei tornato? Mi hai tolto le parole. E tu mi hai tolto i marshmallow? Ne ho bisogno. Anche io, caro. A me servono tanto. Neanche ti piacciono i marshmallow? Li metto nel pasticcio di mele, quello che fa mia madre. Mio fratello deve corteggiare la sua fidanzata. Non posso tornare a casa a mani vuote. Allora tiriamo a sorte. Bene. Hai una moneta? Grazie. Bella mossa. Aspetti, le do una mano. Quindi sei ancora arrabbiata con me? Non sono arrabbiata. Allora perché stai aggrottando le sopracciglia? Smettila, Nick. Sai, ritrovarci qui dopo tanto tempo è un segno del destino. Il mondo è piccolo. Siamo sotto il vischio. Fregata! Tenga il resto. Ci si vede, Noel. Non ci posso credere. Ma tu guarda. Oh, mi sei mancato anche tu. Quando siete arrivati? Siamo arrivati ieri. Quello è... Grazie, Noel, ti devo un favore. Non mancherà occasione. Dov'è papà? In soggiorno con Jen. Abbiamo portato giù altre decorazioni. Stanno aprendo le scatole. Meglio che torni dentro, perché le farà vedere tutti i ricordi imbarazzanti di quando eri piccolo. Troppo tardi. Lui l'ha infilato la faccia nello stampo, così anziché il calco di una manina abbiamo realizzato un bel naso come decorazione natalizia. Lo sapevo che volevate un calco della mia faccia per i posteri. Guarda chi c'è. Ah, ecco la mia bambina. Oh, ciao papà. Ciao. Come è andato il viaggio? Lungo, ma sono felice di essere arrivata. Mi sembra assurdo che non vi vedo dal Natale scorso. Ehi, Jen. Ciao. Fammelo vedere.
È ufficiale. Ho seguito tutta la proposta sui social media, ma dal vivo. È decisamente molto più bello. Fratellone, sei stato fantastico. Sì, è vero. Mettiti comodo, Noel. Ci pensiamo noi a prendere i tuoi bagagli. E poi questo ragazzo preparerà la cioccolata calda per tutti. Oh, davvero, Will? Dai, non far fare tutto a tua vecchia, andiamo. Vengo subito, papà. Ok, sediti, voglio tutti i dettagli. Racconta. Non ne avevo la minima idea. Mi è sempre piaciuta quella foto. Anche a me. Che cos'hai lì? Un pensierino. Manca una settimana a Natale. Tranquilla, non lo dico a nessuno. Apri. Ok. Papà. Non vedo l'ora di vederla appesa alla porta del tuo studio. Ho sempre sperato di poter lavorare insieme a te prima di andarmene in pensione. E ora sei tornata. Da quando la mamma è morta ho pensato tanto. Dopo la specializzazione avevo bisogno di iniziare un nuovo capitolo qui a casa. E poi voglio imparare dal migliore. Sono certo che impareremo tantissimo l'uno dall'altra. Grazie, papà. Non c'è di che, tesoro. È davvero una bella targa. Mm-hmm. Non serviva che la facessi solo per me. Non c'è niente che non farei per te. E poi, anche a noi piace. Tra l'altro, non è tutto merito mio. Noel mi ha aiutato. Io ho solamente fatto la spesa. È stato un pensiero davvero carino. Vi ringrazio. Ieri ho trovato questo. Pensavo volessi averlo tu. Quello è... il diario di Natale della mamma. Appunti di scena per la recita, idee per le scenografie. Ci sono anni e anni di ricordi in quelle pagine. Mamma organizzava ogni anno una recita di Natale. Ragazzini in costume, animali veri. La sua era l'unica natività con un cammello vero. Will ha fatto il pastorello per 3 anni. Certo, il capo. Tra i pastori non c'è un capo. Non sono d'accordo, papà. È incredibile che l'abbia conservato. Che ne è stato della natività? Non la fanno da tanti anni. Mamma era quella che organizzava tutto. Quando si è ammalata hanno cambiato lo spettacolo e hanno fatto un varietà, ma... non era più lo stesso. Voglio rifarlo come era una volta. Davvero? Beh, sono tornata e penso che la tradizione debba continuare. E quando pensavi di dirmelo? Ho parlato con il pastore Luis, gli piace l'idea. Oh, sul serio? Se ti serve una mano, conta su di me. Anche su di me. Oh, certo, mi aiuterete tutti. Solo che non so se il costume del pastorello ti entra ancora, Will. Ah, molto divertente. Sono così eccitata. È una grandissima responsabilità, ma spero di esserne all'altezza. Chi meglio di te, tesoro? Grazie, papà. Ah, questo era uno dei miei preferiti. Babbo Natale. È perfetto. Ah. Ottimo lavoro, Jen. Grazie, Peter. Non sapevo li avessimo ancora. I nostri costumi, che meraviglia. Mamma li ha cuciti uno per uno. Oh, questo l'ho indossato anch'io una volta. Oh, no. Guarda qui, è tutto bucato. Oh, sono tutti così. A quanto pare, non possiamo usarli. No, tranquilla, dovremmo riuscire a rammendarli. Tu credi? Chiama Polly. È brava con il cucito. Ehi, sorellina. Guarda chi ho trovato. Di che anno è questo filmino? Del 1999. Oh, del 99. Addio, che bello. Non vedo l'ora. Vedremo la mamma. 99. Facciamo un applauso di ringraziamento per i nostri giovani attori, che sono stati bravissimi. Quello era papà. Non sei mai stato discreto. Ti è sempre piaciuto fischiare. E lo faccio ancora. L'ho provato a insegnare a Will, ma non c'è mai riuscito. Bene. Dave, conosci la canzone? Oh, holy night, the stars are bright.
Caspita, era bravissima. Chiudeva sempre lo spettacolo con questa canzone. Era sempre la parte migliore. Noelle, tu canterai? Cosa? No. Tu devi cantare, è la tradizione. Io non lo so. Tesoro, hai una bellissima voce. L'ultima volta che mi hai sentita cantare avevo 12 anni. Eri brava. Ci devo pensare. Detto ciò, io me ne vado a letto. Vi lascio da soli. Ricordatevi che andiamo alla fiera di Natale domani. Alla fattoria, usciamo presto, va bene? Così parlerò con Randy degli animali per lo spettacolo. E a proposito della fiera di Natale, io avrei invitato un'altra persona a venire con noi. È una vecchia amica. Amica? Avevo intenzione di parlarvene, ragazzi. Aspettavo il momento giusto. Papà, non ti serve il permesso per portarla. È soltanto un'amica, tutto qua. Per noi va bene, papà. Davvero. Certo. D'accordo. Ci vediamo domattina. Buonanotte. Buonanotte. Ok, a questo punto vado a dormire anch'io, ragazzi. Sono davvero esausta. È stata una lunga giornata. Non se ne parla. Sei appena tornata. Festeggiamo. Sì, dai, usciamo. Va bene. E che cosa avreste in mente? Alla mia splendida sorella. Grazie per aver accolto Jen nella famiglia. E per onorare il ricordo di mamma. Sarei sempre la più intelligente, ma mai la più bella. Che carino! Cin cin. Ah. Che ne pensi della misteriosa donna di papà? Quello che ho detto. Non ti dà fastidio che la porti alla fiera domani? A te dà fastidio? È solo che è una tradizione di famiglia, Will. Noelle, guarda il tizio accanto al biliardo, maglione rosso. Oh, no. Che c'è? Lo conosci? Sì, purtroppo. Uscivamo insieme. In realtà eravamo proprio fidanzati al liceo. Oh! Sono stato il re e la reginetta del ballo di fine anno. Non è vero? Era il ballo d'autunno. Dovevano andare all'università insieme, ma Nick è stato ingaggiato e ha scelto il baseball. Già, io ce l'ho messa tutta, lui no. Prima chiamava tutti i giorni, poi una volta a settimana e poi niente. Oh. Beh, già. È una storia vecchia, l'ho superata. Ottimo, perché sta venendo da questa parte. Bene, bene, bene. Di tutti i pub che ci sono in città e nel mondo, lei è venuta nel mio. Non è tuo questo posto, Nick. In realtà lo è. L'ho comprato 6 mesi fa con mia madre. Che fine ha fatto il signor Cho? È in pensione. Ti serve il quarto? Giochiamo a coppia. No, io sto bene da sola. Un uccellino mi ha detto che resterei qui adesso, è vero? È così? Ma tranquilla, troverò un altro locale. In Legends è tutto tuo? Quando ho imparato a giocare a freccette. Cambiano tante cose in 10 anni. Buongiorno. Buongiorno. C'è qualcosa che brucia? Sono Fulmine, Donnola e Ballerina. Donato e Saltarello sono sopravvissuti. Will ha fatto i pancake a forma di renna. Oh, quella dovrebbe essere una renna? Le corna sono difficili. Oh, è il pensiero che conta. Ieri ci siamo divertiti. Mi devo ancora riprendere. Sapevi che l'avresti visto prima o poi. È arrivata. Arrivo! Ciao. Ah, ciao. Sentite, vi ricordate di Mary Russell? Ciao. 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 Ovviamente c'è anche suo figlio. Nick? Ciao. Che coincidenza. Mm.
Mary ha detto che le serviva qualche altra decorazione per addobbare il pub e così l'ho invitata alla fiera. Per ringraziarvi di aver acconsentito che venissimo con voi, ho fatto un pan di zenzero. So che ti piace tanto, Noelle. Grazie, signora Russell. Oh, no, no, ti prego, chiamami Mary. È stato un pensiero gentile. Mary, ti presento la mia bella e futura nuora Jen. Ah, salve, signora, è un piacere. No, il piacere è mio. Vieni, portiamo il dolce in cucina. Sì, andiamo. Lo assaggiamo? Sì. Già lo sapevi ieri sera? Io sapevo della fiera, non di andarci con te. Certo. Se vuoi che me ne vada... No, siamo adulti, Nick. Possiamo superarla senza farne una tragedia. D'accordo. Bene. 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 Ottimo. Sono anni che non partecipo alla fiera di Natale da spettatrice. Di solito ci lavoro. Senti, Noelle è d'accordo? Oh, è entusiasta. E invece tuo figlio? Oh, non sapeva niente finché non ha parcheggiato. Ti apro la portiera. Grazie. Si accomodi, signora. Oh, grazie. Bene, ragazzi, tutti in sella, salite. Oh, dovremmo starci tutti, ci stringiamo. Staremo stretti. Prendiamo il pick-up. Conosco mia madre, comprerà di tutto. Per te va bene, Noel? Certo. Va bene, andiamo avanti noi. La musica la scelgo io. Come ai vecchi tempi. Adoro questa canzone. Ok, me la sono andata a cercare. Contenta di essere a casa? Sì, certo. Chicago è bella, ma ho sempre saputo che sarei tornata qui. In auto con me? No, direi proprio di no. Guarda che abbiamo dei bei ricordi su quest'auto. Come quando stavamo andando al mare e la polizia ci ha fermato. E li abbiamo convinti a non multarci. Abbiamo? No, ricordo chiaramente che io ho convinto gli agenti. Come io? È stato un gioco di squadra. No, no, tu sei andato fuori di testa. No, caro. Non sono andato fuori di testa. Oh, sì, invece, tremavi tutto. Io, va bene, ero nervoso, ma tu piangevi. Sì, per riuscire a svignarcela. Ok, le lacrime hanno aiutato. Ovviamente, funzionavano sempre. Visto, abbiamo bei ricordi. L'anno preferito? Questo posto è stupendo, Will. Compensiamo la mancanza di neve con questo. E come lo vedo? Oh, sì. Allora da dove si inizia? Perché non andiamo fuori a fare qualche gioco? Possiamo fare una sfida? Noi iniziamo dal carro prima che arrivi troppa gente. Sembra divertente. Andiamo al carro di fieno. Vuoi farci strada? Ok, andiamo. Sei pronta? Prego, signora. In fondo dovreste trovare spazio. Vieni, papà, sediamoci qui. Forza, spingiti. Sì, eccomi. Mi sento come una bambina. L'ho fatto solo due volte in vita mia. È divertentissimo. È il modo migliore per vedere la fattoria. Scusate. Ok, inizio a pensare che lo fai apposta. È all'unico posto. Reggetevi forte, gente, si parte. No. Tranquilla, no. Ti tengo io. Ho già digerito, per fortuna. Divertente. Ah, questo posto è incredibile. Sapevo ti sarebbe piaciuto. Ok, ora che si fa? Ho promesso a Jen che avremmo comprato qualcosa per la sua famiglia. Oh, prendi l'alligatore col cappello di Babbo Natale. L'alligatore? Con il cappello. Ok, ciao ciao. Vuoi cercare le decorazioni per il locale? Sì, ma non prima di giocare e batterti al lancio alla ghirlanda. Davvero? Sì.
D'accordo, andata. Nick, Noel? Oh, no, voi andate, io devo fare un salto al recinto di Randy. Diamo da mangiare alle capre. Ok. Beh, non ricordo di averti invitato. Era implicito. Oh. Andiamo. Il lancio è il maggior numero di palline attraverso la ghirlanda vince! Dovete restare dietro la linea! Pronti? Vincerò io, caro. Oh, sfida accettata. Via! Non è facile come sembra, non superare la linea. Senti, pensa a te, non guardare cosa faccio io. Mi scusi ma tanto. Cosa stai mirando? 5 secondi! 5, 4, 3, 2, 1, tempo scaduto! Ho accelerato un bel po' alla fine. Direi che hai vinto a mani basse. No, non credo, stavo per dirlo io. Ehi, abbiamo un pareggio. E chi se l'aspettava? Lascio che siano i piccioncini a decidere chi ha vinto il premio. No, no, noi due non stiamo insieme. No, no, esatto. Va bene, lo prendo io, ma è per te. Grazie, no, abbiamo pareggiato. Compriamo le decorazioni e cerchiamo i ragazzi. Sì, va bene. Devo ammettere che è un bel braccio, comunque. Certo, da chi credi abbia preso, Nick. Oh, guarda, mi vuole ancora. Questa capretta mi ama. Oh, ma che carina. Hai la lista? Sì, per quest'anno non vogliamo esagerare, Randy. Mi servono semplicemente un paio di pecorelle, un asino, se riesci a trovarlo, e il cammello, ovviamente. Vuoi riproporre la natività? Sì, l'idea è quella. Se volete posso darvi anche Delilah, piace molto alla gente. Forse non ricordo bene, ma c'era anche un maiale. Si chiama licenza artistica. Credo che ci atterremo agli animali tradizionali per stavolta. Sei tu il capo, Noel. Vieni a vedere. Dammi la mano. Come stai? Ciao. Guarda quanto è carina. Sei un amore. Prova a prendere una gallina. Ma questo qui è un batuffolo. Allora, trovato niente di interessante? C'erano molte cose tra cui scegliere. Quindi le ha comprate tutte quante? Oh, così si fa! Sapevo che avresti approvato. Sono fiera di te. E dove... dove hai lasciato Nick? Lui è... con il suo pubblico adorante. Sai, una volta giocava nella Lega. È una specie di eroe qui. Che cosa vuol dire una volta giocava? Si è infortunato alla spalla. Ora vive qui. Non lo sapevi? Ah, eccoli qui. È da tanto che aspettate. Accidenti, ne avete fatti di compere, però. Le ghirlande sono mie. Lo spirito natalizio è contagioso. Allora, vogliamo andare? Sì. In realtà ci sarebbe un'ultima cosa da fare. Pupazzi di neve. Cosa? Ho fatto molti pupazzi in vita mia, ma uno senza neve no. È la tua occasione, piccola. Mamma, papà, Will e io facevamo ogni anno una competizione amichevole. Sì, solo che per Noel non c'era niente di amichevole. Ah, sì, ok, forse sono un po' competitiva. Un po'? Oh. E la cosa migliore è che chi perde offre da bere a chi vince. Beh, io non ho intenzione di pagare. Staremo a vedere. Allora, dobbiamo difendere il nostro titolo, sei pronto? Stavo pensando che, dato che per Jen è la prima volta, vorrei fare squadra con lei. Ah, sì, tranquillo. Scusa, sì. Noel. Accidenti. Beh, non fa niente. Vado con papà. Andiamo. Facciamogli vedere chi vince. Affari fatto. Oh, così. Ci servono le tempere per dipingere. Sì, sei uguale. Iniziamo. Controlla che non rubino niente. Perfetto. Gli mettiamo questo. È carino. Toglilo, dai, lo spero. Sì, sì, sì. Non lo so. Andiamo, Randy. È solo la mia opinione. Sono tutti simpatici. Prendi una decisione, Randy. Il numero 3. Randy. Ti prego. Uno solo vince. Ecco. Per me ordina il boccale più grande, Will. Lei abbonda con le spezie. Facciamo due. Ben fatto. Siamo sempre stati una bella squadra. Sì. È vero?
Il nostro è molto più bello. È vero. Che stai facendo? Quella non va lì. E dove la vuoi mettere? Sulla porta d'ingresso. Si comprano per bellezza e non c'è posto migliore del soggiorno per appenderle. No, le ghirlande si comprano per accogliere le persone, per accoglierle alla porta d'ingresso. Per fortuna ne hai due. Oh. Noelle, aspetta, hai due porte. Ti serviranno entrambe. Papà! Noelle! Mamma! Nick! Che cosa ho visto? Ne ho idea. Ragazzi, non è quello che sembra. No, perché sembrava che vi steste baciando. Cos'è? Ci stavamo baciando, ma non ci stavamo baciando. Sì, perché eravamo sotto il dischio. Chi ha appeso il dischio in casa nostra? Sono stato io, ma questo non era previsto. Ragazzi, era in buona fede. Sì, sentite, ora facciamo un bel respiro, ok? Posso ordinare qualcosa, così ceniamo insieme? No, senti, è meglio se noi ce ne andiamo. Tanto devo passare a Legends prima di andare Sei a casa. Sicura? Sì, grazie per averci invitati con voi alla fiera. Allora, ciao. Ciao. Arrivederci, dottor Collins. Ciao, Nick. Quindi a te piace la signora Russell? Mary. Sì. Sì, lei mi piace. Oh. Perciò il bacio non era solo perché c'è il dischio appeso. Non proprio, no. Abbiamo passato tanto tempo insieme e così l'amicizia si è... In realtà stavo anche pensando, pensavo di farle capire che vorrei... È fantastico. Dovresti. Meriti di essere felice. Beh, quantomeno potevi avvisarmi. Avresti potuto parlarmene. Oh. Ok, ecco. Oh. Perfetta. Sì, ottimo, mi piace. Lo leviamo. Non lo so, dovresti chiederlo a Noelle. Chiedermi cosa? Vuole un consiglio per l'appuntamento. Cavolo! Non gliel'ho ancora chiesto, voglio essere sicuro che si senta speciale. Non credo sia uscita molto dopo il divorzio. Beh, dici come Mary, che cosa le piace? Dunque... Le piace cucinare, canta nel coro della chiesa, le piacciono tanto i vecchi film, va letteralmente pazza per le bistecche. Sembra fantastica. Perché non la porti in quel locale in periferia dove fanno la carne? Ma non credo di trovare un tavolo sotto le feste. Oh, che ne pensi di un picnic? È semplice, romantico e puoi farlo dove ti pare. Ecco, questa è davvero un'ottima idea. Va bene, io esco. Devo andare in clinica oggi, ma dopo sono tutto tuo. Buona fortuna con la prima prova, tesoro. No, grazie, papà. Ah. Va bene. A questo punto non credo di tornare. Voi due, ricordatevi che dobbiamo incontrare il pastore Lewis, chiaro? Sì, tranquilla. A dopo. Siete tutti pronti? Sì, coach! Bene, ai vostri posti. Io la prima parte. Alza, veloci. Ok, Chuck. C'è un runner sulla prima e uno sulla seconda. Farà un doppio gioco, coach. Bene, mi piace. Mostrami che sai fare. Noelle, sono qui. Ciao, Polly. Che piacere vederti. Anche per me. Mi dispiace averti fatta venire qui, ma mio figlio ha il corso di baseball. Ho pensato non volessi perdere troppo tempo. Oh, sì, grazie tante. Non immagini quanto sia contenta che tu abbia accettato di riparare tutti quei vecchi costumi. Un anno tua madre mi ha fatto fare la stella di Betlemme e io non ho detto una singola parola per tutto il giorno. Volevo entrare nel personaggio. Sì, certo, me lo ricordo. Senti, è Nick Russell che tiene il corso? Bravo, ci siamo.
Prima base, prima base! È per Nick che i ragazzi sono qui. Sponsorizza una delle nostre leghe giovanili. Avrebbe potuto metterci solo il nome, ma viene ad allenarli dall'inizio della stagione. Bene, ragazzi, venite! Per loro è un'ispirazione. È stato grande. Dammi 5. Sì, è vero, si vede. Ottimo lavoro. Parliamo dei tessuti. Stavo pensando a qualcosa del genere per Maria. Questo per Giuseppe. Per ora abbiamo il problema dei costumi, ma non vedo l'ora che i bambini vengano qui per iniziare. Noelle e Will Collins, è un vero piacere rivedervi. Salve, pastore Lewis, non lo dica, il piacere è tutto nostro. Mi sembra solo ieri che venivate al catechismo e adesso siete grandi. Dottoressa Collins? E tu? So che stai per sposarti. Sì, esatto. Lei è Jen. Ah, è bello poter dare un volto al suo nome. Il piacere è mio, Jennifer. Noel, non so dirti quanto siamo contenti che tu voglia riprendere la tradizione. Mi fa molto piacere. Io lo spero tanto. Ecco le chiavi. Hai tutto a disposizione. Se vi serve altro, ditemelo. Grazie. Potrebbe dirci dove si trovano gli oggetti di scena? Non ci serve altro. Immagino che non ve l'abbiano detto. Detto cosa? Oh, che è successo? Nessuno li usa più da tanto tempo. E abbiamo qualche tubo che perde un po', purtroppo. Temo non sia rimasto un granché. Oh no, la mirra. Ehi, troveremo una soluzione. Possiamo farne degli altri. Questo ci farà rallentare parecchio. Sono una maga con la colla a caldo. Io non proprio, ma imparo velocemente. Quindi abbiamo i costumi bucati, non ci sono oggetti né scenografie e la recita è fra 4 giorni. Possiamo solamente migliorare, no? Sentite, sì, vi dispiacerebbe tornare dentro e iniziare a portarci avanti con le riparazioni? Certo, bene. Come farai con le prove? Posso farcela da sola. Con tutti quei ragazzini? Sicura non ti serve aiuto? Andrà bene, sono solo ragazzini. Buona fortuna. Ehi, vieni, vieni. Dai, dai. Allora, bambini, gradirei avere la vostra attenzione, per favore. Ok, basta, venite qui. Dobbiamo iniziare a... Sono tutti tuoi? Che sei venuto a fare? Alcuni dei miei ragazzi sono qui. Volevo dare una mano. Ho i biscotti. Pan di zenzero. Allora andiamo nell'altra sala, va bene? Sì, anche tu. I segni che avete sotto i piedi sono le vostre posizioni finali. Guardate i vostri compagni. Bene, proviamo di nuovo. Uscite di scena, via tutti fuori. Sì, bravi, da quella parte. Fantastico, voi andate di là. Arcangelo Gabriele, entriamo. Bene, Maria e Giuseppe, tocca a voi. Voi tre siete i re magi. Siete i più fichi di Betlemme, avete i doni e volete portarli al bambinello. Dovrete attraversare un deserto pieno di serpenti, ma decidete di seguire la stella cometa. Va bene? Boom, boom, boom. Ok. Posso cavalcare l'asinello? Nella storia Maria lo cavalca. Nella nostra storia Maria cammina. Ragazzi, credo che sia il momento di fare una breve pausa. 5 minuti, andate a fare merenda. Oh, piano, con calma. Ecco, bravi. Posso fare il batterista? Mio fratello maggiore Cal suona la batteria in un gruppo punk. Sai, non c'era un batterista nella natività. C'è nelle canzoni. Ci farò un pensierino. Allora non voglio più partecipare. Come? Non vuoi più partecipare? No. Che succede, Chuck? Vuole farmi fare l'angelo, coach. Ma non un angelo qualunque, coach. L'arcangelo Gabriele. Ah, davvero? È un ruolo importante. Esatto. Lo sapevi che Nick faceva l'arcangelo Gabriele quando ha recitato nella natività? Davvero? Sì. Mm-hmm. È l'angelo capo, il più importante di tutti. È il miglior giocatore della squadra degli angeli. Forte.
Io ero un pastorello. Oh, sì, me lo ricordo. Sono deliziosi. Chi li ha portati? Domani in stessa ora? Porti la merenda tu? Andata. Senti, quando avevi intenzione di dirmi che sei ritornato? Credevo lo sapessi. Nella mia vita non c'è molta privacy. Sinceramente, non passo il mio tempo libero a cercarti su internet. Io ti ho cercata, invece. Un paio di volte. Davvero? Buona serata, Noel. Ci stanno venendo benissimo. Ho sempre pensato di avere poco senso pratico, ma me la sto cavando. Sì, hai ragione. Oh. Chi è? Mio padre mi ha mandato delle foto. Sono andati a giocare sulla neve. Sembra divertente. Sì, lo è. Andavamo sempre sullo slittino e poi finiva con una battaglia di palle di neve. Io e mio padre vincevamo ogni volta. Sì? Sì. Oh, che carini. Voi due siete davvero adorabili. Ti piacciono i nostri pigiami? Quelli cosa sono? Sono i vostri compiti per oggi, miei cari. Volantini? Tutti devono sapere che riporteremo in auge la natività e il passaparola è il modo migliore. Io propongo di uscire in pigiama. Chi può dire di no a due concetti così? Eh? No. No. No? Va bene, ci ho provato. Sei sicura di farcela da sola in chiesa? In realtà verrà Nick a darmi una mano. Ah. Sì, allena molti dei bambini. Li conosce? Sì, ovviamente. Hanno già instaurato un rapporto. La pensiamo come te? Non alludiamo a nulla. Forse. Va bene, comunque mi raccomando, appendete ogni singolo volantino. Ricevuto. Ok, vieni, andiamo a vestirci. Ma non possiamo restare in pigiama? Ok, adesso ho la certezza che mi stai pedinando. Avevo pensato di distribuire un po' di volantini, ma sono in ritardo? Abbiamo finito prima, ma posso scrivere ai genitori e informarli della recita. Oh, sì, sarebbe fantastico. Ok, bene, allora ci vediamo in chiesa. Oh no, non te ne puoi andare così. Vieni con me. Ma io... Allora, devo fare riabilitazione. Stavo per allenarmi con la rete. Ma adesso ci sei tu. Scusa, che cosa vorresti fare? Lancerò piano. Nick, è una stupidaggine. Ti divertirai, te lo prometto. Aspetta, allora. Così, guarda. Devi tenere i gomiti alti e poi muovi la mazza fino all'impatto. Fino all'impatto? Sì. D'accordo. Ok. Ecco. Ok, ora tieni gli occhi sulla palla. Per te è facile, sei un esperto. Oh, c'eri! C'eri quasi, solo più in alto. Riproviamo. Un'altra. Ci sei? Fatti sotto. Oh, corri! Corri! Ok! Non è proprio quello che si vede di solito! Te la cavi bene, credimi! Sì, non te l'aspettavi, eh? Ci vediamo in chiesa. Oh, mi dispiace, apriamo tra qualche ora. Va bene, allora torno più tardi. Oh, no, no, tu hai un permesso speciale. Posso darti una mano?
Sì, mi allunghi quel contenitore, per favore. Certamente. Grazie. Allora, ho sentito che Nick sta aiutando Noel con la natività. Sono contenta che stiano facendo pace. Quando ami davvero, il sentimento non svanisce. Mary, il motivo per cui sono passato... Senti, ti va di uscire qualche volta? Ok, va bene, fino che non abbia detto... Sì. Domani vengo a prenderti alle 7. Alle 7. Bene. E ora? Sì, passiamo all'altro biliardo. Ho portato le ciambelle. Ho pagato un extra per gli zuccherini rossi e verdi. Oh, che pensiero delicato. Dobbiamo fare i segni a terra prima che i bambini arrivino. Me ne servono 3 gialli e 2 blu. D'accordo. Allora, com'è finito l'allenamento? È andato bene. Mi sono divertito anch'io. Sei bravo con i bambini. Grazie. Mi ricordo che vuol dire amare lo sport a quell'età. Non hai mai pensato di allenare? Che vuoi dire? In maniera professionale. Ora sei qui, quindi se vuoi... Sì, ma non voglio restare. È solo una cosa temporanea. Ho capito. In realtà mi hanno offerto un lavoro al liceo. Un ottimo lavoro, ma significherebbe chiudere con lo sport. E non intendo rinunciarci. Certo, certo, è chiaro. Tutto bene? Sì, è solo che... Spero che vada tutto secondo i piani. Ti andrebbe di prendere gli oggetti per le prove? Dovrebbero essere in corridoio. Sì, certo. I pastori e le loro pecore corsero a Betlemme e trovarono il bambinello nella mangiatoia come l'angelo aveva predetto. È fantastico. Sì, lo è. Hai fatto un vero miracolo. Ah, non so se sia proprio così, ma... Mi sto impegnando davvero. Che succede? Ok, state tutti calmi, bambini. Venite con me, usciamo. Non preoccupatevi degli oggetti. Raggiungete i vostri genitori e uscite. Calmi, bambini. Andrà tutto bene. Seguitemi, venite con me. Grazie tante. È tutto a posto? Non c'era alcun incendio. Oh. Ma è scoppiato un tubo. Oh no. Sono cresciute delle radici nelle tubature dell'acqua e hanno deciso di distruggerle proprio oggi. Questo che significa? Sfortunatamente significa che dovrete trovare un altro posto per la recita o saremo costretti a cancellarlo. Ma lo spettacolo è fra pochi giorni. Mi spiace, Noel. Il signore opera in modo imperscrutabile. Possiamo costruire un'altra mangiatoia, ma non una nuova chiesa, ragazzi. È un disastro totale. Beh, guarda il lato positivo. Sarebbe? Non lo so, ma di sicuro ce n'è uno. Guardiamo quello. La cosa importante è che c'è qualcuno che ti aiuta. Ti daremo tutti una mano e faremo una recita indimenticabile. Oh, è già diventata indimenticabile. 122 volantini appesi per tutta la città, Noel. Non c'è nessuno che non sappia della recita. Bene, adesso dovete recuperarli tutti quanti, ragazzi, perché c'è scritto l'indirizzo sbagliato. Come? Di che stai parlando? Sembra che il signore operi in modo imperscrutabile. Si è allagata la chiesa. No, che possiamo fare? Io sarei dovuta andare ad aiutare Polly con i costumi. Non è che potreste andarci voi? Sì, certo. Lo faremo. Che facciamo noi? Potete chiamare i genitori e informarli, ma rassicurateli che la recita si farà. Certamente. Io che faccio? Noi dobbiamo trovare un altro posto. Ok, guido io. Mi scusi, salve. Salve. Per caso affitta il suo teatro? Certo, quando vi serve? Tra 3 giorni. Mi dispiace. C'è la scenografia per la recita dei bambini, la fattoria di Billy Button. Serve per 3 settimane. Ci abbiamo provato. Grazie. Buon Natale. Buon Natale. Ora che facciamo? La palestra della scuola? Conosco il professore di ginnastica. La palestra? So che non è il massimo, però non trovando una locanda, Maria e Giuseppe hanno improvvisato. Hanno
improvvisato. Nick, sei un genio! So dove fare la recita, andiamo? Quale posto migliore per rappresentare la natività di quello in cui è avvenuta? Un fienile! Beh, tecnicamente era una stalla. Fienile, stalla, fa lo stesso. È perfetto! Ciao! Nick e Noel, che ci fate da queste parti a quest'ora? Randy, ci serve assolutamente una mano. È scoppiato un tubo in chiesa e la recita rischia di non farsi perché non abbiamo più un posto. Perciò mi chiedevo se magari tu... È tutto vostro. Davvero? Sì. Non c'è posto migliore di un fienile per la natività. Oh, è quello che ho detto. Oh, grazie, Randy. Oh, sei un tesoro. Hai salvato lo spettacolo. Credo che sappiamo tutti chi lo ha salvato davvero. Allora, do una sistematina e ci vediamo domattina presto. Che ne dite? Randy, grazie. Non c'è di che. Grazie. Bene, siamo a cavallo. Ecco il lato positivo. Grazie. Non c'è di che, signora Collins. Domani mattina presto. Sì, e sono la dottoressa Collins, caro. Oh, sì. Vedo che l'hai trovato. Prendi una forchetta. Non me lo faccio ripetere. Quando non sa che fare, Mary cucina per gli altri. Che fortuna. Hai trovato un'alternativa? Randy ci fa usare il fienile. È fantastico. Spero di riuscire a finire tutto in tempo. Se la mamma potesse vederci. Non ci avrebbe mai fatto mangiare dalla teglia. No. Comunque... non ricordo che mamma abbia mai gestito tante cose insieme. Anche lei sarebbe andata nel panico. Stai facendo un lavoro pazzesco. Stranamente mi fa sentire meglio. Beh, sono qui per questo. E anche per il pasticcio. Ne hai preso un pezzo enorme. Basta, questo è mio. Era per me. Guarda qui, pulisci. Lo mangio. È bello incontrarti qui. Buondì. Dicono che ci sarà un bello spettacolo tra qualche giorno. Tu ne sai qualcosa? Sì, è curioso. Penso di averne sentito parlare. Allora, da dove iniziamo, dottoressa? Ok, attaccalo a destra. Alzalo, ancora un altro po'. Ok, sì, perfetto. Bel lavoro. Ce la faremo. È stato semplice. Visto? Allora, tagliamo qui al centro. Sì. Ok, perfetto così. Ok, bene. Bene. Un po' più in alto. Ok, questo è l'ultimo. Accidenti, papà. Che eleganza. Grazie. Ma voi dove andate? A mangiare qualcosa, niente di particolare. Sicura di non voler venire, Noel? Il divano mi chiama a gran voce. D'accordo. Voi divertitevi. Ok. Buona serata. Grazie. Ho visto che ti eri dimenticato i tovaglioli, perciò te li ho messi io. Cosa farei se non ci fossi tu? Augurami buona fortuna. Non ti servirà. Buona serata. Anche a te. Smettila! Stai prego. Scherzando? Andiamo vicino all'albero! Forza, bambini! Forza, sbrigatevi! Oh,
Ciao. Ciao. Che ci fai qui? Ho pensato che volessi un po' di compagnia. Belle ciabatte. Perché hai la chitarra? Dobbiamo provare il finale. Grazie. Oh, questo parco è davvero meraviglioso durante le feste. A volte passo di qui solo per guardare le luminarie. Ho pensato ti piacesse. Hai pensato bene. Devo ammettere che ero un po' nervoso per stasera. Sono sempre io, Peter. Sì, esatto. Sei tu. Sai, ero convinto che questo capitolo della mia vita fosse chiuso e mi stava bene. E poi sei arrivata tu. Peter, noi ci conosciamo praticamente da tutta la vita. Lo so, ma è come se avessi iniziato a conoscerti solo ora e ogni volta scopro cose nuove su di te. Cose del tipo che mi sono registrata su un'app di incontri qualche anno fa, non è vero? Bravissima, esatto. È stata una mia amica a creare il profilo per me. All'inizio ero indignata, ma poi ho pensato, al diavolo tutto, voglio provarci. Ma è stato davvero orribile. Non me lo posso neanche immaginare. Controllavo il cellulare di continuo, cosa che non è da me, te lo assicuro. Poi ho comprato il Legends, che si è preso quasi tutto il mio tempo. E poi Nick si è fatto male alla spalla e mi importava soltanto che guarisse. Chi ero io? E cosa volevo? Si è perso per strada da qualche parte. Ma ora non più. Qualche volta la vita ci offre delle occasioni che nemmeno ci aspettiamo. Sì, è vero. Attento, Scott. Grazie. Allora, ti sei chiesta cosa stanno facendo i nostri genitori? No, ma adesso me lo chiedo. Non mi sorprende che a tuo padre piaccia mia madre. È fantastica. Oh, ma anche mio padre non è da meno. È un dottore di successo, ha ancora i capelli. E ha due figli a dir poco meravigliosi, non lo sottovalutare. Non posso dissentire. Mi fa piacere che tu sia passato. Sono qui per importanti questioni sulla recita. Tutto bene? Sì, è solo che ogni tanto mi fa ancora male. Che cosa esattamente? La cuffia dei rotatori? Sì. Da lanciatore può distruggermi la carriera, purtroppo. E i dottori che ti hanno detto? Per alcuni ho chiuso, per altri ho ancora qualche possibilità. Io spero che non sia finita. Mi dispiace tanto, Nick. Grazie. Ok, dobbiamo provare. Sinceramente non ne ho tanta voglia. Beh, è un peccato perché hai uno spettacolo tra due giorni. Ok, va bene. Ma non canterò da sola. Almeno non stasera. Va bene, andata. È passato tanto tempo da quando un uomo mi ha accompagnata alla porta. Spero che ti ci abituerai, Mary. È stata una serata stupenda. Anche per me. Credi che avrei dovuto appendere il vischio? No. No. Non ci serve. Buonanotte, Mary. Buonanotte.
alla voce. Sì, scusa. Will, guarda. Bene, bene. Ci sono degli sviluppi interessanti. Andiamo, lasciamoli dormire. No, devo fare una foto. Will, no! Tranquilla, faccio in fretta. No, Will, fermo. Fatto. Vai, vai. Che ci fai qui così presto? Avevo finito il caffè. Com'è andato l'appuntamento ieri? Oh. Cavolo, mi fa strano chiedertelo. È andato bene, per tua informazione. Ce ne saranno altri? Oh, lo spero. Oh, è stato così romantico. C'erano le luci, sì, okay. Le stelle, sì, il vino. Ho capito, grazie. Io non volevo i dettagli. Ah, mi sono dimenticata di dirtelo. L'altro giorno ho incontrato il preside Wilson al supermercato. Ah, davvero? Hanno già fatto parecchi colloqui per l'allenatore di baseball del liceo. È fantastico. La squadra ha molto potenziale. Senti, tesoro, non è ancora troppo tardi. Mamma, te l'ho detto. Non cerco un lavoro permanente. Sì, lo so. Volevo solo sapere se ci hai riflettuto. Mm-hmm. Nel bene e nel male tendi a farti trasportare dalle emozioni. Ehi, se non puoi fidarti del cuore, di cosa puoi fidarti? Oh, davvero profondo. Deve averti cresciuto una persona molto intelligente. Grazie per il caffè. E per il muffin. Prego. Ti voglio bene. Anch'io, tesoro. Che cosa c'è in quel sacco? I vecchi volantini, almeno una piccola parte. Ottimo, adesso buttali. Oh, ancora meglio, riciclali. Tranquilla, so già cosa farne. Ciao, tesoro. Che stai facendo? Cucini? Ho pensato di preparare la zuppa di tua madre. Un po' di carica per aiutarti ad affrontare le ultime prove. Ah, che profumino. Aspetta, dov'è il libro delle ricette? Ok, sicuramente non sarò il miglior cuoco del mondo, ma se c'è un piatto che conosco a memoria, tesoro mio, è questa zuppa. Oh, davvero? Le feste erano frenetiche quando eravate piccoli. E io e la mamma non riuscivamo a trascorrere molto tempo da soli a Natale. Perciò mi sono sempre imposto di stare qui in cucina insieme a lei a guardarla mentre preparava la zuppa. Bevevamo un bicchiere di vino e parlavamo di qualunque cosa. Com'era la mamma quando eravate più giovani? Beh, sai, tua madre era di una bellezza mozzafiato e incredibilmente sicura di sé. E tu le somigli tanto. So che la cosa di Mary ti ha preso un po' alla sprovvista, ma non voglio che pensi nemmeno per un secondo che tua madre non mi manchi da morire ogni giorno della mia vita. Per me è importante avere la tua approvazione. Lo so. Allora, me la fai assaggiare questa zuppa? Oh, va bene. Allora, assaggia. Ok, scotta. È buona. È perfetta. Ah, lo sapevo. Sai, devo ammetterlo stavolta, papà. È davvero eccellente. Domani è il gran giorno. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Oh, ci hai menzionati nei ringraziamenti. Sinceramente non ce l'avrei mai fatta senza di voi, Jen. È stato strano passare tanto tempo con Nick. In realtà... fantastico. È bravissimo con i bambini. Ieri sembravate piuttosto intimi a casa. Ci siamo addormentati. Abbracciati. Sì, per caso. Sto solo dicendo che magari vi siete coccolati. Non ci siamo coccolati. E tu che ne sai, Noelle? Non stavi dormendo? È normale. Se ti piace. Forse vi siete incontrati di nuovo per una ragione. No. Lui vuole riprendere a giocare. Se gli dici quello che provi, magari resterà qui. Bene, ne restano un paio. Lo prendi tu l'ultimo, Will? Sì, signore. Ottimo lavoro, perfetto.
Scommetto che non puoi aiutarci per via della spalla. Avete ragione, ma quello che posso fare è aprirvi due birre. Io la mia la bevo dentro. Devo tornare dai miei animali. Voi divertitevi. Will, è stato un piacere. Grazie di tutto. Allora, il Nick del liceo e quello di oggi sembrano molto diversi. Ah già. Sappiamo che il mio ruolo è quello di fratello maggiore protettivo. E io lo prendo con grande serietà. È chiaro. Ho riflettuto tanto tempo su quanto sia stato stupido. Sì, eri parecchio stupido. Stavolta cerca di capire quello che hai prima di riperderlo. Ok. Portiamo questa roba o faremo tardi. Già, è ora di andare. Quello va messo lì. Perfetto. Nick, anche tu hai recitato nella natività. Sì, è una sorta di rito di passaggio qui. Sì, Nick avrebbe sempre voluto fare uno dei tre re magi. E poi un anno ha preso direttamente il toro per le corna. Ah, che cosa hai fatto? Ho rubato l'incenso. Speriamo che i bambini stasera si comportino bene e che si attengano ai ruoli che io gli ho assegnato. Sentite, avete programmi stasera? Perché? Io e i miei amici andiamo a pesca nel lago dietro casa di Evan. Non è niente di che, ovviamente, ma ci divertiremo. Vorrei che veniste. Ancora ci andate? Sì, è una tradizione. Prendono le luci dell'albero e le legano attorno alle canne, cosa che secondo me spaventa i pesci. Ma hanno un'aria festosa. Non sono mai andata a pesca di notte. Una ragione in più per venire. A voi andate pure, io ho delle cose da fare. Veniamo tutti. No, ho molte cose. Allora credo che farò una pausa. Bene, noi iniziamo alle 8, ma voi venite quando volete. Prendo altre luci. Sì. Credo che ciò che stai cercando di dire sia grazie già. Oh, sei davvero tremenda. Grazie. Apprezzo molto che tu sia venuta. Figurati, mi fa piacere essere qui. Dopotutto, è una tradizione. Esatto. Senti, ti va di fare due passi? Certo. Allora, ti manca Chicago? Un pochino, ma il mio sogno è sempre stato lavorare con mio padre. Hai lasciato qualche affetto? Cioè? Intendi un fidanzato? No. Ho avuto una relazione semiseria quando ho iniziato il dottorato, ma non ha funzionato. Avevamo troppi impegni. Sì, anche io ho avuto un paio di relazioni così. Non sono divertenti. No. Non capisco se piaccio davvero o solo perché sono un giocatore famoso. Io una volta frequentavo un giocatore. Ah, davvero? E com'era? Aspetta, indovino. Era bellissimo, affascinante e anche un po' egoista. E un po' pieno di sé. Tanto pieno di sé. Oh, lo conosci anche tu? Sì, l'ho conosciuto. Ma non lo vedo da un bel po' di tempo. La verità, Noel, è che non ti meritavo. Ero così concentrato sul baseball da non averti dato importanza. E ti ho allontanata. Mi dispiace. Non volevo che rinunciassi al tuo sogno per me. Ma non ho mai capito perché non potessi farne parte. Il mio rimorso più grande è che non ho perso solo una ragazza, ma anche un'amica. E ne avevo bisogno più di quanto immagini. Anch'io avevo bisogno di te. Noelle! Ah. Oh, scusate, non ti trovavamo No, non fa niente, noi stavamo giusto per tornare. Volevamo sapere se vuoi andare via, ma se vuoi restare... No, sì, hai ragione, domani c'è il nostro spettacolo. Ci vediamo alla macchina. Sì, ok. Notte, Nick.
Buonanotte. Non fare troppo tardi. Ho bisogno di te domani. Non mancherò. Buonanotte, Nick. Buonanotte, Noel. Buongiorno, sorellina. Uno spettacolo. Buona vigilia di Natale. Che mi hai regalato quest'anno? Oh, no. Conosci le regole. Non si toccano, stringono o scuotono i regali fino al 25. Buona fortuna, allora. Sei pronta per lo spettacolo? Sì, credo di sì. A proposito, ora è meglio che vada. Devo incontrare Nick al fienile. Senti, per ieri sera mi dispiace se vi ho interrotti o se ho... No, non hai interrotto niente. Io ho sentito che hai interrotto qualcosa, invece. Che c'è? Certo che me l'ha detto, ci diciamo qualunque cosa. Scusa? Io e Nick ci siamo fatti prendere dal momento. È stata una defiance. Baciare il tuo ex non è una defiance. Gli hai detto quello che provi? Ok, scusate, ma sinceramente non ho alcuna voglia di parlare di baci o qualunque altra cosa crediate che fosse, perché non lo era. Will, devo andare. Ci vediamo dopo. Sì, a stasera. Dimmi se rientra. Perché? Ehi, no! Bene, accendiamo le luci. Ehi! Ehi! Hai un secondo? Sì, ricontrollavo la lista delle cose da fare. Devo gestire tutto il dietro le quinte. Ma dimmi. Voglio mostrarti una cosa. Ci siamo quasi. Oh. Va avanti. Ok. Fermati. Ecco. Non aprire gli occhi. Ok. Volevo aspettare fino a domani, ma sai che non sono bravo a mantenere i segreti. E non potevo aspettare. Ora puoi guardare. È neve. Beh, tecnicamente sono solo ricevute, scontrini, i volantini di Noel e cos'è che non dovevo strappare, ma... Sì, è neve. È incredibile quello che hai fatto, Will. Ho capito quanto ti manca la tua famiglia quando tuo padre ti ha mandato le foto. E tu sei stata straordinaria questa settimana. Ho apprezzato ogni secondo trascorso con la mia nuova famiglia. E non vedo l'ora che inizi la nostra vita insieme. Allora, tu e tuo padre siete i campioni di palle di neve? Oh, ora capisco, vediamo che sai fare. Prendi questo. Ti ho chiamata ma non hai risposto, ci avrei scommesso che eri qui. Sì, voglio preparare un dolce, una torta di mele con una glassa al latte e rosmarino. Il mio contributo per il rinfresco di stasera. Sono certo che sarà buonissima. So che Noel ha apprezzato molto tutto quello che tu e Nick avete fatto per aiutarla. E lo apprezzo anch'io. Nick e Noel sono una bella coppia. Sì, è vero. Abbiamo dei figli fantastici. Beh, hanno preso dai genitori. Che fai prima dello spettacolo? La cosa strana è che ho una voglia assurda di una torta di mele con una glassa al latte e rosmarino. Vediamo che posso fare. Caspita, è proprio come me lo ricordavo. Non lo so. Io credo che sia migliorato. Andiamo a Legends, mangiamo qualcosa e poi torniamo. D'accordo? D'accordo. Ciao ragazzi, Nick... Noel, abbiamo avuto un inconveniente. Che tipo di inconveniente? Gli animali non sono nel recinto. Cosa? Sono scappati? Sì, tutti a parte il maiale.
Com'è possibile? Li abbiamo lavati per lo spettacolo e il recinto deve essere rimasto aperto. Ho già mandato qualcuno dei miei a cercarli, Noel. Sono davvero mortificato, ma ti prometto che farò del mio meglio per ritrovarli prima della recita. Ma... ora che facciamo? Insomma, è un presepe vivente. Senza gli animali, come dovremmo chiamarlo? Gli spettatori non vengono per vedere gli animali della fattoria, ma per vedere i bambini che fanno la recita di Natale. Ho la soluzione. Davvero? Se non torno prima di cominciare, tu temporeggia. No, aspetta. Torno presto. Oh, Mary? Peter? Salve. Allora, come sta? Io bene. Immagino che siate orgogliosi. Oh, sì. Entusiasti. È incredibile come tutto stia andando proprio come dovrebbe. Bene, io vado a sedermi. Speriamo le piaccia. Quindi, io e te siamo una coppia adesso. Oh, sì, siamo una coppia. Oh. Ciao, hai visto Noel? No, devi andare dietro le quinte, gente aspetta. Ok. Bene, pastorelli, andate a prendere i vostri copricapo e oggetti. Angioletti, venite qui a prendere aureole e ali. Ciao. Sei arrivato, finalmente sono nel panico. È tutto pieno, non so quanto possiamo aspettare. Che cosa faccio? Oh, qui sono quasi tutti pronti. Hai il copione di Noel nel caso non dovesse arrivare? No, è nel suo diario. Ok, però tra poco iniziamo. Ti consiglio di pensare a un'alternativa. Io? Ah, abbiamo gli animali? Oh, Noel, grazie al cielo. Sei stupenda. Grazie. Jen, trova i pastorelli e gli angeli più piccoli e vestili con questi. Angioletti, venite con me. Dove li hai? La fattoria di Billy Button. Mi sono ricordata che c'era lo spettacolo al teatro. Ho fatto un tentativo e indovina? Non hanno date durante le feste. È incredibile ed esilarante. Quando Maria e Giuseppe non hanno trovato posto alla locanda, hanno improvvisato. Un minuto, manca un minuto. Sei pronta? Sì, almeno credo. Tutti ai vostri posti. Maria e Gabriele, salite sul palco. Giuseppe, vieni con me. Si comincia. Oh. Ok, Will, abbassa le luci. Buonasera e benvenuti. Benvenuti alla nostra recita. Tra poco nascerà Gesù. È stata organizzata per condividere con voi tutti il significato di questo giorno. Tanto tempo fa, nella città di Nazareth, viveva una giovane donna di nome Maria. Un giorno, mentre Maria era in casa, l'arcangelo Gabriele le fece visita e le disse: "Non devi avere paura. Avrai un figlio maschio e lo chiamerai Gesù." Maria e Giuseppe, che erano sposati, andarono da Nazareth a Betlemme per il censimento. Quando raggiunsero Betlemme, l'unico posto in cui trovarono riparo fu in una stalla tra gli animali. E quella notte accadde l'evento straordinario e meraviglioso. Maria e Giuseppe ebbero un figlio. Gesù era il figlio di Dio. Maria lo avvolse in un panno e lo adagiò nella mangiatoia. In una campagna vicino Betlemme c'erano dei pastori che vegliavano sul loro gregge. Coraggio! L'arcangelo disse: "Non abbiate paura, perché questa notte nella città di David è nato il Salvatore." Così i pastori e le loro pecore, mucche, cammelli e asini si recarono a Betlemme e trovarono il bambino come era stato predetto. Già. Guarda che ho trovato. Oh, mi dispiace, no. Sono arrivato tardi. Li ho appena mandati sul palco. Ma sono carinissimi i vestiti da animali. Me lo immagino. Mi dispiace tanto. Non fa niente. Sei comunque una stella per me. Quando Gesù nacque quella notte, una nuova stella comparve nel cielo. In terre lontane, tre re magi che studiavano gli astri sapevano che quella nuova stella sarebbe comparsa nel cielo quando fosse nato un grande re. Quando videro la cometa, si misero in viaggio per fargli visita e portare anche loro dei doni. Quando trovarono il bambino, posarono ai suoi piedi i loro omaggi: oro, incenso e mirra. Tutti erano pieni di gioia quella notte, perché sulla terra era nato il Salvatore.
Ogni anno nel giorno di Natale ci riuniamo per celebrare l'avvenimento di quella notte. E non dimenticate che se vedete una stella nel cielo, potrebbe essere il segno che un miracolo sta per avvenire. Bravissimo, dammi il 5. Vieni, andiamo a cambiarci. Sei stata fantastica. Oh, grazie. Chiudiamo in bellezza. Non ce la posso fare. Sì che puoi. Io sono qui con te. Facciamo un altro bel applauso per i bambini. Sono stati bravissimi. Dunque, di solito la recita finiva con una canzone dell'amata Carol Collins. Tutti ricordiamo la sua voce. Sua figlia Noelle vuole mantenere la tradizione. Perciò stasera ci esibiremo per voi. Ce la puoi fare? Oh, holy night, the stars are brightly shining. Our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill. È stato un bello spettacolo, mi è piaciuto tantissimo. Ah, ecco la mia ragazza, tesoro, è stata una serata meravigliosa. Oh, grazie, papà, sei stata fantastica. Cavolo, non sapevo che cantassi così. Oh, tua madre sarebbe stata fiera di te. Dov'è Nick? Pensavamo che fosse con te. Vado a cercarlo, noi ci vediamo sotto l'albero. Sì, okay. Ok. Ottimo lavoro. Grazie. Congratulazioni. Ehi, pensavo te ne fossi andato. Che ci fai qui fuori? Pensavo. A cosa? A questa settimana, è stata incredibile. Non me ne parlare. È la prima volta da quando sono tornato che non vorrei trovarmi altrove. Ed è per merito tuo. Anch'io non vorrei essere altrove. La tua canzone è piaciuta a tutti. Beh, è stato tutto merito tuo. L'anno prossimo facciamo un duetto? A Legends il giovedì facciamo il karaoke. C'è tempo per provare.
Beh, si dovrebbe essere fisicamente qui perché questo possa accadere. Non vado da nessuna parte. E la tua carriera nel... Qualcuno mi ha detto che sarei un ottimo allenatore. Aspetta. Hai accettato il lavoro? Io non capisco. Cos'è cambiato? Inseguivo il sogno sbagliato. Ho capito cosa voglio adesso. Stare con la mia famiglia, fare qualcosa per il posto in cui sono cresciuto. E tutto questo con una persona che amo al mio fianco. È quello che voglio anch'io. Verrai a vedere le mie partite? Ovviamente. Sono venuta a tutte le tue partite. Davvero? Sì, caro. A tutte quante? Avrò il giubbotto della squadra. Forse ho un contatto che può aiutare. Conosci qualcuno? Può darsi. Sì, davvero. Ma perché a un certo punto erano scappati tutti gli animali. Cosa? Ecco. L'albero. Sono lì. Vedo che l'hai trovato. No. Ciao, tesoro. Sei stato bravissimo. Oh, salve a tutti. È stato meraviglioso. Scusatemi. Ciao a tutti. Finora la vigilia sta andando splendidamente. Ma la serata non sarebbe completa senza l'accensione dell'albero. Noelle, mi aiuti a fare gli onori? La ringrazio. È davvero emozionante. Ok, contate insieme a me. 3, 2, 1! Oh, è un albero fantastico. Evviva! Hai programmi per Capodanno? No, cosa avevi in mente? Oh, mi va bene qualunque cosa. Basta che sia insieme a te. Com'è il tuo primo Natale al sud? Direi che è assolutamente perfetto. Sì? Anche senza la neve? La neve è sopravvalutata. Sei stata fantastica. Noi siamo stati fantastici. Stessa ora tra un anno. È un appuntamento? Buon Natale, Noella. Buon Natale, amore mio.